Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Filotropico 65 e della pagina Facebook Aquila Scoop. Oggi torniamo a parlare della galassia Mediaset e precisamente di quello che ha detto Andrea Gianbruno, che denuncio Mediaset, l'ex della Meloni, ormai ex compagno di Giorgia Meloni, con la quale ha una figliola di 7 anni, Ginevra. Vuole denunciare Mediaset. Denuncio per Silvio Berlusconi e Mediaset perché mi hanno rovinato la vita. Praticamente da allora la mia vita è cambiata e quindi pagherete in tribunale il danno che mi avete fatto. Danno all'immagine, diffamazione a mezzo stampa, diffamazione alla televisione. Pare che Andrea Gianbruno si vorrebbe rifare dopo i fuori onda di Striscia la Notizia, in cui col suo ciuffo, che non ha più, ha tagliato anche il ciuffo, quindi ha tagliato anche i capelli, quindi stava stalkerizzando e stava corteggiando all'arma bianca sia la collega Viviana Guglielmi, poi anche per telefono Simona Branchetti. Sono queste le due donne con le quali Gianbruno stava parlando mentre è stato ripreso da Striscia la Notizia. Tra l'altro è anche ex del Diario del Giorno su Rete 4, con cui lui è tornato dietro le quinte. Quindi non è più un frontman, non sta più davanti ai telespettatori, ma sta dietro, quindi è capo di redazione. E questo gli va stretto, anche che molto ovviamente consigliato da qualche suo avvocato, vuole andare avanti e vuole fare causa a Mediaset. Intanto è strano come fosse finita la storia fra Gianbruno e Giorgia Meloni, perché se guardate bene, Giorgia Meloni durante quei fuori onda stava in Israele a firmare i trattati di pace con Netanyahu, l'uomo della guerra praticamente, tra Israele e Hamas. E proprio tramite un post, proprio su Instagram, lui dice che è meglio rimanere amici, ti ho voluto bene, eccetera, però la nostra storia finisce qui, e lascia il compagno di 10 anni, Andrea Gianbruno, conosciuto, ripetiamo, durante una puntata su Rete 4 di Quinta Colonna, in cui lui era uno degli autori, quindi stava dietro le quinte, non stava manco avanti. Quindi là ha conosciuto un Andrea Gianbruno molto giovane, di 32 anni, quindi più 10, ne avrebbe 42-43. È chiaro che ha deciso di andare all'arma bianca contro l'armata Mediaset, e chiaramente in particolare con Pier Silvio Berlusconi. Secondo lui avrebbe ordito il tutto e usare lui come strumento per fare male a Giorgia Meloni, e questo lui non ci sta più. Molto ovviamente si è consigliato con qualche avvocato, e quindi gli aveva detto: guarda, ci sono forse le condizioni per fare denuncia a Mediaset e chiedere un risarcimento sostanziale e sostanzioso, due termini importanti, e poi vi spiego il perché. Praticamente lui si vuole rifare ad una sentenza del dicembre 2011, per cui se c'è diffamazione attraverso il mezzo stampa, attraverso la TV, attraverso eccetera, si può quindi arrogarsi, si può arrogare la possibilità di andare in tribunale e querulare e denunciare chi ha fatto queste situazioni. Praticamente gli hanno fatto poi capire, o meglio gli organi di stampa hanno fatto capire ad Andrea Gianbruno, il quale ha già andato avanti, quindi già vuole fare la denuncia eccetera, che quelle andate in onda, quelle messe in onda, sono delle immagini fatte in bassa frequenza, che Mediaset non ha nessuna colpa, non ha nessunissima colpa. Quelle sono delle basse frequenze riprese con un cellulare. Quindi chi gli ha voluto male è stato qualche suo collega, che praticamente sapeva del carattere un po' allegrotto così di Andrea Gianbruno, delle battute un po' stupide fatte sul posto di lavoro alle colleghe Viviana Guglielmi e poi Simona Branchetti al telefono, quando parla di pacchi contro pacchi, di fare sesso a 3, a 4, eccetera, che lui già l'avrebbe fatto. Quindi immaginate cosa avrà pensato Giorgia Meloni, con che mostro stava, con che stallone stava, e possiamo dire con che stallone stava. Praticamente potete capire che sono delle immagini riprese in bassa frequenza, quindi non sono riprese, quindi non ha nessuna colpa. L'unico
che è intervenuto in queste ore a dire: guarda, Mediaset non c'entra niente, è tutta colpa mia, e si è presa la colpa tutta Antonio Ricci, il padre di Striscia la Notizia. Ha detto: caro Andrea Gianbruno, che tu vuoi denunciare, beh, lo puoi anche fare, però non ha nessuna colpa, è stata colpa mia, perché io ho libero arbitro di fare quello che voglio con Striscia la Notizia. Tra l'altro, per Silvio Berlusconi non sapeva nulla, e di questo per Silvio Berlusconi l'ha detto in più interviste, in cui ha chiesto scusa pubblicamente a Giorgia Meloni, e che non c'era nessuna organizzazione criminale alle spalle per fare del danno all'immagine di Giorgia Meloni, visto che il suo partito sta arrivando alle stelle con i sondaggi e Forza Italia sta ai minimi storici. Siccome i finanziatori principali del partito di Forza Italia è la famiglia Berlusconi, in particolar modo Marina Berlusconi si interessa di questo, quindi dice: è impossibile che noi possiamo fare del danno a chi ci rappresenta, a chi sta al governo con noi. Quindi, ed è stato usato lo strumento debole, vale a dire l'anello debole della famiglia, sapendo quali sono le sue, il suo modo di fare, ecco, così, di yuppie, di giornalismo nuovo, con il ciuffo, eccetera, e quindi sapendo di colpirlo, proprio nella parte più debole del suo atteggiamento, del suo comportamento, praticamente cosa è successo? Sono andati a colpire Gianbruno. Ho detto: perché io devo fare lo strumento, devo essere io quello che devo passare per il mostro di turno, eccetera, io denuncio Mediaset. Non sappiamo come andrà a finire. C'è qualcun altro però, e questo, amici miei, vi porto all'attenzione di capire se effettivamente questa può essere una notizia fondata o non fondata. Andrea Gianbruno, che si è presentato adesso alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia ad Atreu, praticamente, dove c'è stato anche Edi Rama, quindi il presidente orco, il presidente mostro dell'Albania, e poi faremo un video su quanto è stato e di quanto è criminale Edi Rama in Albania, voglio dire, e noi facciamo i trattati per portare gli immigrati là, è bene che si sappiano le cose, di chi ha vissuto come me 2 anni e mezzo in Albania e ha lavorato in Albania e ha fatto il giornalista in Albania. Soltanto chi fa questo può raccontare quello che succede in Albania. Andrea Gianbruno si è presentato, e infatti sono rimasti tutti un po' così estraniati, dal fatto che era presente alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, che poi è la festa di Fratelli d'Italia, dove appunto si stanno festeggiando, raccontando, eccetera, di questo anno e mesi del governo Meloni. È chiaro che questo però lui ha fatto intendere, vuol dire, a mezzo stampa, che è stata troppo precipitosa Giorgia Meloni nel lasciarlo, e che molto probabilmente, questo lo chiedo a voi, se è una cosa possibile o meno, ci sono alcuni organi di stampa, magari dell'opposizione, tipo il Fatto Quotidiano, il Manifesto, l'Unità, eccetera, il Riformista, eccetera, questi tutti che magari appartengono a quella sinistra più dura, che fanno capire che molto probabilmente nella vita di Giorgia Meloni c'è un altro uomo, e per questo ha tagliato la testa ad Andrea Gianbruno. Quindi non c'entra assolutamente nulla il fatto dei fuori onda, eccetera, perché loro erano già in crisi da oltre un anno e sembra che dormissero in letti separati. Queste sono indiscrezioni, amici, che basta girare su qualche sito, quello più di gossip e quello che poi vanno magari più dentro la notizia, quelli che piacciono a me, e fare soprattutto notte fonda per capire qualcosa, che si sa che quella era una coppia in crisi ormai da più di un anno, che Giorgia Meloni e Andrea Gianbruno erano in crisi. Quindi per Giorgia Meloni è stato semplicissimo, vuol dire semplicissimo, fare un post e lasciarlo, anche perché con questa persona o da oltre un anno non aveva più rapporti. Ecco, questo fatto, che è la prima volta nella storia della nostra Repubblica che un Presidente del Consiglio porta la sua vita privata in piazza e lascia il compagno.
È chiaro che adesso si parte la caccia alle streghe. Se sono vere queste indiscrezioni e Andrea Gianbruno stia provvedendo o abbia già provveduto a denunciare Mediaset, è chiaro che deve uscire dal mondo Mediaset, perché se tu fai una denuncia al tuo datore di lavoro, lui prende 5.000 euro al mese, prende 5.000 euro al mese per complessivi 60.000 euro lordi all'anno, quindi praticamente è chiaro che il datore di lavoro ti sospende senza retribuzione e poi eventualmente si va al licenziamento per violazione del codice etico, ed era quello che avrebbe voluto fare a tempo debito per Silvio Berlusconi e poi è stato sconsigliato dal farlo. Ma questa è una notizia che, vuol dire, se dovesse essere, che passerà in secondo ordine, passerà come una notizia che è una cosa normale, un giornalista come tanti che praticamente fa denuncia, quindi vede la violazione della sua privacy, vede la violazione della sua immagine e quindi denuncia il suo datore di lavoro. Il problema adesso è vedere se effettivamente nella vita di Giorgia Meloni, a distanza di pochi mesi dalla rottura con Andrea Gianbruno, c'è un altro uomo. C'è un altro uomo. Sarà vero? Non sarà vero? Chi ha tradito prima a questo punto? E torniamo nella querelle o querelle, come dicono i francesi, quindi Hilary Blasi e Beren Rodriguez. Chi ha tradito per primo? Ed è vero intanto se nella vita di Giorgia Meloni c'è un altro uomo? Questo lo vedremo sicuramente nei prossimi giorni. Intanto per Silvio Berlusconi questa volta sta andando con molta cautela, sta molto attento a non fare dichiarazioni su questo fatto, vale a dire il fatto che Andrea Gianbruno ha provveduto a denunciare o stia provvedendo a denunciare Mediaset, anche perché si è dichiarato responsabile lo stesso Antonio Ricci, di Striscia la Notizia. Ma io credo che Andrea Gianbruno è una piccolissima mosca di fronte alla mostruosità e all'organizzazione giurisprudenzionale che ha sicuramente Mediaset. Perché voglio dire, sarà uno dei tanti dipendenti che ha fatto, ripeto, querela, ha diffidato o fatto la denuncia, eccetera, a suo datore di lavoro e si va in tribunale e si fa la transazione. Ma questi, sto dicendo, sono notizie che sicuramente passeranno in secondo ordine nel momento in cui si saprà se davvero Giorgia Meloni, durante l'ultimo anno della loro storia, vale a dire quando erano in crisi, Giorgia Meloni frequentasse, quando ha vinto le elezioni praticamente, quindi nell'anno in cui ha vinto le elezioni, frequentasse un altro uomo, visto che spesso e volentieri abitavano in case separate e dormivano, quando erano in casa, in letti separati. Tra l'altro Andrea e Gianbruno, che ha lasciato la casa milionaria nuova di Giorgia Meloni, ha preso casa vicino proprio dove abita Giorgia, chiamano così Giorgia, io sono donna, sono mamma, sono cristiana, eccetera, e proprio per stare vicino alla figlia Ginevra. Questa è un po' la storia di oggi, amici miei. Se vi ha fatto piacere sentirla, un bel segui per quanto riguarda i social e iscrivetevi al mio canale YouTube Filopodico 65. E come dico sempre, lo dirò sempre, amici miei, vi voglio bene, alla prossima.